Presidente di Federlogistica, Luigi Merlo, buongiorno. Intanto grazie per la sua Buongiorno. disponibilità. Nella sua esperienza professionale, lei è stato presidente di autorità portuale, consulente del Ministero dei Trasporti per l'ultima riforma portuale, direttore delle relazioni istituzionali di MSC e oggi, in qualità soprattutto di presidente di Federlogistica, mi interessava avere un suo parere sul tema, su uno dei temi del momento, e cioè le competenze date all'autorità dei trasporti in materia di concessioni portuali a seguito del decreto approvato lo scorso aprile. È stata una norma contestata nelle ultime settimane, soprattutto da alcuni presidenti di autorità di sistema portuale e da Assoporti. Volevo capire da lei, che in passato è stato spesso invece, insomma, favorevole sul ruolo dell'autorità dei trasporti, che cosa ne pensa e se veramente ritiene possa essere, insomma, più una minaccia che un'opportunità questa, tra virgolette, invasione di campo. Sì, dunque io penso che il problema sia i contenuti delle linee guida, che hanno delle incongruenze, secondo me hanno dei limiti rispetto al settore specifico, non si sono tenute di conto delle realtà portuali. Quindi secondo me esiste la necessità di modificare, sarà molto complicato farlo, questo tipo di attuazione del regolamento di linee guida. Sono invece ho una posizione diversa sull'autorità di regolazione dei trasporti. Perché? Perché io sono uno che ha fatto grandi battaglie per rivendicare il regolamento dell'articolo 18. In molti, per molti anni, hanno fatto finta di niente perché si preferiva una situazione di deregulation a livello locale. È mancata, cosa che io ho sempre sollecitato, una interlocuzione che secondo me a Assoporti, le autorità di sistema avrebbero dovuto avviare con ART per cercare un percorso condiviso. C'è stata una contrapposizione che ha visto alla fine soccombere le autorità di sistema. Se un'autorità di regolazione c'è e che ha già delle competenze, secondo me conviene ragionare e insieme costruire. Se non si dialoga, è chiaro che vengono fatti atti unilaterali o non condivisi che alla fine possono complicare i percorsi. Tenuto conto anche che dobbiamo dirci la verità, che per quel che riguarda le concessioni articolo 18, il 90, forse il 95% di queste concessioni sono già state rinnovate prima che ci fosse qualsiasi regolamento. Quindi oggi parliamo di casi specifici. Se poi parliamo della prospettiva, e allora questo è un altro tema. Però, ripeto, secondo me la strada migliore sarebbe quella di una interlocuzione tra soggetti pubblici e soggetti dello Stato e non una contrapposizione, perché una contrapposizione alla fine, secondo me, non paga e ha visto le autorità di sistema uscire in una posizione di debolezza. Sicuramente il coordinamento, diciamo, tra soggetti pubblici, tra ministeri, forse anche la presidenza del Consiglio in questo frangente è mancato, perché alla fine non si riesce nemmeno a capire le modifiche che sono state approvate, quindi insomma, le linee guida attuative del regolamento concessione, in concreto chi le abbia scritte e se effettivamente, come lei dice, potranno essere e come modificabili. Sembra essere però un passo in avanti verso quell'uniformità di trattamento e di regole che da tanti è stato chiesto in passato e che invece adesso qualcuno contesta, ripeto, soprattutto presidenti di autorità del sistema portuale, però non è un'occasione anche persa per cercare di mettere un po' di ordine nelle delle regole che ci sono nei porti italiani? E questa è un'esigenza reale, è fondamentale da sempre e quindi bisogna lavorare per allineare il più possibile le realtà portuali. Bisognerebbe anche, come dire, fare una piccola indagine, voi in questo siete più bravi sicuramente di noi per poterlo fare, per capire che cosa, per quale ragione, se vi era veramente l'obbligo, quando è stato firmato l'accordo del PNRR, mettere come riforme il tema del regolamento concessioni, perché io all'epoca evidenziai che non era una riforma, non si scriveva una riforma dei porti, era un regolamento attuativo e non credo oggettivamente che la Commissione europea sapesse che c'era un regolamento sull'articolo 18. Probabilmente qualcheduno è andato a sollecitarlo, capire perché lo ha fatto e con quale obiettivo. Lei un'idea Secondo non me se l'è questo. fatto su chi possa essere questo qualcuno? Me lo sono fatto e la tengo Però per me. aspetta a noi trovarla. Secondo me qualcuno che voleva utilizzare questo meccanismo per modificare completamente l'assetto della portualità italiana.
anche dal punto di Questo vista qualcuno è in normativo. Italia o fuori Italia? Secondo me in Italia e non diciamo nel settore privato, ma più nel settore pubblico, diciamo, parapubblico, nel senso chi in qualche modo sul tema anche della natura giuridica forse voleva fare un affondo. Può darsi che sia una mia suggestione, però trovo un po' un percorso un po' singolare quello che ha portato all'introduzione dell'obiettivo dentro il PNRR e poi a portare questi aspetti. E anche una certa rigidità da parte della Commissione europea su questo tema, che non è riscontrabile in altre nazioni, e la motivazione per la quale dicono queste regole si applicano in Italia è perché voi avete chiesto i soldi al PNRR. Insomma, un cane che si morde la coda. Detto questo, se ci fosse stato precedentemente un regolamento, se ci fosse stato, come dire, un'attuazione, regolamento atteso, lo ricordiamo, dal 1994, quindi 29 anni, sicuramente non saremmo arrivati a questo pasticcio. Il tema dell'omogeneizzazione c'è, il tema anche dei criteri più, diciamo, accurati e metodologici c'è. Quello che non tiene conto, secondo me, in maniera puntuale, di cui non tengono conto le linee guida, è un po' quello che tradizionalmente era il piano d'impresa. Quindi non c'è solo un tema della redditività della concessione, ma c'è il tema dei traffici, c'è il tema dell'occupazione, insomma, degli effetti che una concessione determina. E questo, come dire, è un elemento che lo trovo ancora carente nel regolamento. E poi come si riesce in qualche modo ad armonizzare concessioni rilasciate che dureranno ancora per 20, 30, 40, 50 anni. Questo non viene risolto, secondo me, dalle attuali linee guida, o viene risolto solo parzialmente. Le chiedo un ultimo commento dal suo punto di osservazione sulla riforma portuale di cui si sta parlando. Sembra si vada verso un nuovo modello ispirato a quanto esiste in Spagna, abbinato a un'autonomia differenziata, spiccata. È un qualcosa, secondo lei, che si può concretamente raggiungere, che potrebbe funzionare in Italia? Ma intanto io vorrei incominciare a ragionare su delle proposte. Il ministro Salvini ha detto che consulterà tutti, ci ascolterà. Ragionare, come dire, per ora per frasi è difficile. Troverei contraddittorio la necessità che esiste di un coordinamento e di una centralizzazione di alcune scelte strategiche con l'autonomia, perché vorrebbe dire avere una centralizzazione comune e poi alcuni porti che hanno vantaggi e opportunità diverse, diventano le regioni a statuto speciale della portualità. Questo elemento, secondo me, non funziona. E quindi serve coordinamento nazionale, modello del Puerto de Stato, che è un tema, è un'ipotesi che affrontammo già nella riforma del 2016 e che sollevò un sacco di proteste all'epoca, ma oggi finalmente, con un po' di ritardo, tutti convengono sull'ipotesi di un maggior coordinamento a livello nazionale. Dico io che forse, dico una cosa che a molti dispiacerà, ma forse deve essere anche l'occasione per vedere se ulteriormente si può fare un passo ulteriore sull'aggregazione del numero delle autorità di sistema. Penso che in Puglia potrebbe esserci un'autorità unica, che un aggiornamento si potrebbe fare sia sul Tirreno che l'Adriatico, perché questo contribuirebbe a dare più forza alle autorità. È chiaro che bisognerebbe ragionare a un ruolo di organizzazione diversa, a quella che era prevista e poi non è stata inserita nella norma, di direttori di scalo con veri poteri gestionali degli scali. Insomma, se si vuole mettere mano ad una riforma, e tutte le volte che si mette mano ad una riforma, spesso dico io, ci vuole anche un po' di scongiuri, perché in molti casi ogni volta che si parla di riforma portuale cadono i governi. Bisognerebbe farlo, come dire, con una visione complessiva rispetto agli obiettivi che si vogliono traguardare. Grazie mille al Presidente Luigi Merlo. Grazie, grazie a voi.